Buongiorno, benvenuti al notiziario di Emo Milano 2015, l'esposizione mondiale della macchina utensile, un riferimento per gli operatori dell'industria manifatturiera che contribuisce per oltre 7 miliardi di euro al PIL italiano e che gode di buona salute. Signore, signori, benvenuti alla cerimonia inaugurale di Emo Milano 2015. La mondiale dedicata al mondo della lavorazione dei metalli, alternativamente ospitata in Italia e Germania. Al messaggio inaugurale di Pierluigi Steparava, commissario generale di Emo Milano, sono seguiti gli interventi del presidente di Saint-Simon, Jean-Camille Ureng, di Corrado Peraboni, amministratore delegato di Fiera Milano, e Luigi Galdabini e Alfredo Mariotti, rispettivamente presidente e direttore generale di UCIMU Sistemi per Produrre. Significativa la presenza dell'assessore regionale Mauro Parolini, del sottosegretario Enrico Zanetti e di Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria. È con piacere e con orgoglio che sono qui oggi all'inaugurazione di una manifestazione che raccoglie imprese da tutto il mondo e rappresenta un importantissimo momento di incontro e di aggiornamento per un settore tanto strategico per tutta l'economia. Io credo che lo sforzo che abbiamo fatto per portare a 120.000 metri quadrati la superficie espositiva, per avere la rappresentanza di 42 paesi presenti alla EMO, possa essere un buon viatico per il futuro della produzione italiana. Ricordiamoci però che EMO non è una fiera che promuove solo il prodotto italiano, ma è una fiera che promuove le nuove tecnologie mondiali, perché è una rappresentanza mondiale. Io credo che tutti possano trarre vantaggio da una visita a EMO 2015, vantaggio che è determinato anche da un continuo inseguimento che EMO fa delle nuove tecnologie per vedere quali saranno le possibili ricadute concrete sul sistema imprenditoriale. Rileviamo che abbiamo avuto un incremento molto importante di ordinativi e consegne sul mercato interno, quindi i numeri confermano quelle che erano già delle sensazioni dell'anno scorso. Anzi, aggiungo anche che a dispetto delle nostre previsioni, che erano piuttosto prudenti, cioè si parlava di consegne sul mercato interno in crescita nel 2015 intorno al 5-6%, riteniamo che il numero sarà superiore al 20%, quindi è un numero estremamente importante che testimonia veramente la ripresa degli investimenti nel nostro paese e quindi credo che come italiani non possiamo che essere estremamente contenti. Per capire il ruolo della macchina utensile europea abbiamo sentito Jean-Camille Ureng, presidente di Saint-Simon, l'associazione europea del settore. We welcome Monsieur Jean-Camille Ureng, the president of Saint-Simon. Saint-Simon is the European Association of Machine Tool Manufacturers. We thank you, Mr. Ureng, and we'd like to ask you a few questions about your presidency. Sure. Okay. What are your estimations concerning the market trend in Europe in 2015? For 2015, I see for Europe another positive year of growth. We expect that the production of Europe for machine tools will grow by about 3% this year compared to 2014, to an amount of about 23.6 billion euros. Mm. The soft market conditions in the emerging countries is outbalanced by a better morale in the developed countries, and therefore we expect our exports to increase by about 2% up to 18.5 billion euros. For Europe, for the consumption in Europe, the better confidence, business confidence, enables to boost a little bit the decisions of capital expenditure, and for the machine tool consumption in Europe we expect a growth of about 4% up to 14.4 billion euros. Oh, okay. What's the role and the meaning of Foremo for the European and international machine tool industry? The IMO show is a show organized by the UCIMO in the name of Saint-Simon, so mm-hmm. It's owned by Saint-Simon. Under the name of IMO, the first show took place in 1975.
and it was in Paris. Today, every second year, it takes place either in Hanover or in Milano. It's a proven fact that the IMO show is the leading show for machine tools in the world, and it is a fantastic platform for the European machine tool builders to show to end users from all over the world the quality of the latest solutions. Okay, good. Last questions. How the role of the European Association has evolved in this world so transforming? So in a big transformation. So. After the shock, or after the crisis of 2008, the conditions of competition are further than ever. And it's clear that out of Europe, we cannot outpace our competitors if we are not pioneers in innovation, be it innovation in technology or in business models. This is why at CECIMO level, we make sure that in Brussels, our industry has the right access to the EU research program fundings. In parallel, we also make sure that we have an effective and fair market surveillance. And this is a second point where CECIMO is very much engaged. The third point is that we follow very closely the negotiations, the bilateral negotiations of the EU, especially with the US, and we try to make sure that the issues relating to tariff barriers be correctly addressed in the upcoming agreements. We make our best efforts to bring quality feedback to the European Commission so that they have all the elements in their hands to support our industry. Sure, good. The last thing I can say is that besides these policy instruments, we of course give to our members the exceptional visibility brought by the IMO show and also of our activities in China, especially to give the opportunity to our members to showcase their latest innovation to the whole world. Oh, good. Thank you very much. You're welcome. Thank you to have answered our question. Enjoy stay at IMO and in Milano, of course. Thank you very much. 150.000 visitatori attesi, per due terzi arrivano dall'estero. Abbiamo sentito le loro impressioni. Lunedì, IMO Milano 2015 apre e i corridoi dei 12 padiglioni cominciano a riempirsi dei primi visitatori. Responsabili di produzione, operatori, piccoli imprenditori e studenti, il popolo della meccanica si presenta in tutta la sua eterogeneità a quello che, per tutto il settore, è l'appuntamento dell'anno. A loro abbiamo chiesto di raccontarsi, partendo proprio dagli obiettivi che li guidano nella loro visita alla fiera. Io vengo in IMO dal 67. Non ne ho mai persa una, sia qui che a Hanover. La mia azienda deve combattere ogni giorno con la guerra globale che c'è in giro, quindi se non sei aggiornato al massimo non puoi assolutamente pensare di vivere al giorno d'oggi dormendo sugli allori. Bisogna essere sempre pronti ad acquistare quello che la tecnologia ci pone davanti per essere più competitivi, perché ormai i nostri nemici, tra virgolette, non sono più il vicino di casa, ma sono tutto il mondo. E solo con la tecnologia più avanzata riesci a competere. Noi veniamo dal Veneto, da Conegliano, zona di Conegliano. Siamo operatori del settore nell'intercineria per asportazione di trucciolo, quindi proprio per questo, visto che la IMO è un'esposizione mondiale in cui possiamo trovare ovviamente direttamente i costruttori di tutto il mondo, questo diventa interessante e quindi la visita è fatta proprio per questo. Noi siamo delle Ferrovie Federali Svizzere, siamo attivi nell'ambito della manutenzione dei treni merci e delle locomotive e siamo qua in IMO per trovare un tornio CNC per i nostri assili,
così come per farci ispirare dalle nuove tecnologie. Siamo all'Istituto Lirelli di Borgo Sesia, in provincia di Vercelli, vicino al Monte Rosa. Abbiamo portato i nostri ragazzi qua in fiera perché con la meccanica e la meccatronica possano vedere le evoluzioni del settore per i prossimi 10 anni. Sono tutti ragazzi molto interessati e sono già stati più volte in BIMU negli anni passati. Lavoro in un'azienda che fa automation nel settore logistico. Siamo qua nella zona di Malpensa. In generale mi interessavano le macchine utensili, allora sono venuto ad informarmi, a vedere cosa c'è sul mercato, soprattutto le macchine delle piccole dimensioni, nel range tra il settore hobbistico e professionale. No? Sono uno studente di ingegneria dell'automazione al terzo anno del Politecnico di Milano e sono venuto per la prima volta a visitare EMO Milano 2015, in quanto, essendo il mio campo di studi, sono interessato a quelli che potrebbero essere gli sviluppi nel mondo del lavoro dal punto di vista della produzione di macchine, frese CNC e anche meccatronica e robotica di precisione. A parlarci del settore del manifatturiero in Italia, vi proponiamo l'intervista ad Alberto Grando, professore dell'Università Bocconi di Milano, esperto di innovazione e tecnologie. Incontriamo oggi Alberto Grando, professore ordinario di Operation Management all'Università Bocconi di Milano. Buongiorno. Con lui affronteremo una serie di problematiche che riguardano l'economia del paese, il settore manifatturiero e le problematiche legate all'imprenditorialità. Iniziamo subito con una domanda di rito. Come vede, vista la situazione europea e internazionale in questo momento, la situazione del paese e soprattutto le prospettive a breve e medio termine? E dunque, negli ultimi mesi e negli ultimi anni purtroppo abbiamo avuto, come è noto, una pesante recessione, i dati sono molto volatili, però direi che a maggio-giugno i dati ufficiali danno dei segnali confortanti, quindi ci sono dei segnali positivi sia da parte Istat che da parte Confindustria. Io ne ho raccolti alcuni, ad esempio maggio su aprile la produzione industriale è cresciuta dello 0,9%, si attesta sul trimestre in valori medi dell'1%, l'indice tendenziale darebbe una crescita del 3%. Questi valori sono confermati anche in particolar modo per la produzione di beni industriali, non solo per i beni di consumo, con una crescita significativa, perché il 2,3% a maggio è circa un 8% dato tendenziale. Questi valori sono i valori più alti, direi, quasi negli ultimi 4 anni, e sono anche supportati da un lato da una tendenza positiva quelli che sono gli ordini in volume e in valore. Anche l'indice di fiducia dei nostri imprenditori sembra essere positivo, ed altri indicatori che gli operatori conoscono bene, come l'anticipatore OCSE o l'indice degli acquisti, danno segnali positivi. Tuttavia la crescita che si intravede non è una crescita ancora consolidata, e quindi si aspettano dei segnali di rafforzamento che sono legati indubbiamente all'azione di governo, alle riforme che devono essere fatte in questa finestra, perché i vantaggi di cui godiamo in questo momento e di cui godono gli altri paesi europei sono dei vantaggi temporanei. Alla luce di questo quadro che ha delineato, quali sono a suo avviso i vincoli, le difficoltà e dall'altra parte le opportunità per le nostre imprese manifatturiere? Come dicevo prima, gli elementi di volatilità dei margini, ad esempio delle nostre aziende, l'incertezza dei mercati, l'incertezza politica, condizionano gli investimenti e le scelte dei nostri imprenditori. Un recente studio che è stato presentato in Assolombarda ha proprio evidenziato che in un campione di intervistati l'80% delle citazioni legate agli ostacoli allo sviluppo fanno riferimento a temi esterni. In particolar modo sono citati le difficoltà di mercato, settore, come dicevo prima, non siamo ancora
assolutamente fuori dal tunnel. Il tema in Italia della burocrazia, del quadro normativo, che è un grandissimo ostacolo alla crescita dell'imprenditorialità, in un certo modo anche la reputazione del sistema pavese, che deve guadagnare punti come lo era nel passato. Un imprenditore proprio diceva: noi partiamo sempre ricostruendo l'immagine delle nostre aziende a partire dal paese, e i temi stranoti della fiscalità e del sistema finanziario creditizio. A livello interno direi che ci sono dei limiti da superare, che sono il grado di managerializzazione soprattutto delle piccole e medie imprese, che sono ancora molto legate a un modello direi convenzionale, mentre nelle grandi imprese evidentemente questo non accade, alla difficoltà, alla mancanza di tecnici, di figure specialistiche soprattutto nel manifatturiero come quello diciamo di cui stiamo qui parlando, e infine direi la dimensione aziendale. Questo è un problema che caratterizza tutti i settori del nostro paese. Ecco, dall'altro lato ci sono invece sicuramente delle opportunità da cogliere, e queste in gran parte fanno riferimento invece alle scelte interne delle aziende. Il 92% dei rispondenti si è assunto la responsabilità, e queste in un flash sono: uno, l'innovazione; due, l'internazionalizzazione; tre, la capacità di attrarre personale di grande qualità. Tra i temi che lei ha affrontato, uno di quelli sicuramente più importanti riguarda l'innovazione tecnologica. Quali, a suo avviso, i fattori e gli elementi che possono, dal punto di vista tecnologico, dare maggiore sviluppo e competitività alle nostre imprese? Dunque, la tecnologia è in continua evoluzione, quindi saranno tantissime. Uno dei temi che credo molti degli imprenditori qui presenti sentono costantemente nelle orecchie è quello della digitalizzazione, ovvero sia della fabbrica digitale. Questo è un trend che gli economisti chiamano megatrend, nel senso che impatterà su tutti i settori e modificherà il modo stesso di fare industria, che si basa prevalentemente sul concetto della connettività, del collegamento. Ecco, io sottolineerei solo 3-4 esempi, perché la casistica sarebbe molto più ampia. Si sente parlare di advanced robotics, quindi di robot con incorporati dei sensori avanzati in grado di interagire tra robot ed altre informazioni. Tutto il tema dei big data e degli analytics, cioè la capacità di raccogliere una quantità enorme di dati che possono essere utilizzati, estratti, utilizzati real time dalle aziende. Il tema che anche in questo in questa iniziativa verrà sicuramente alla ribalta è il tema della stampante 3D, e quindi delle iniziative dette di additive manufacturing, di produzione additiva, e infine l'interessantissima area dell'internet delle cose. Ringraziamo il professor Grando per le sue risposte esaustive e molto concrete, e gli auguriamo una buona visita alla EMO. EMO Milano 2015, raccontata dal Day by Day, il quotidiano della manifestazione realizzato da Tecnologie Meccaniche. Ed eccoci finalmente a EMO Milano 2015. Tante le novità esposte, tanti i padiglioni da visitare. Per ottimizzare la vostra visita abbiamo pubblicato Day by Day, il quotidiano di Tecnologie Meccaniche. All'interno di ogni edizione troverete gli eventi, le novità tecnologiche, le opinioni degli esperti, le opinioni dei visitatori e tutto ciò che si può fare a Milano al termine della manifestazione. Il Day by Day lo troverete alle uscite della metropolitana, alle entrate della fiera, agli info point, nei dispenser all'interno di ogni padiglione e nei 7 stand di Tecnologie Meccaniche disseminati all'interno della EMO. Allora, una buona visita alla EMO con sotto braccio il Day by Day. Il settore della macchina utensile determina lo sviluppo e la competitività del sistema industriale. Abbiamo sentito i protagonisti di questa fiera, gli espositori. EMO Milano 2015 ha aperto i battenti solo ieri, ma l'affluenza è già considerevole. Dietro questo successo c'è anche il lavoro di espositori e allestitori che hanno lavorato senza sosta nei giorni precedenti l'apertura. Hexagon Metrology, siamo a 2 giorni dall'apertura della fiera EMO, alla quale come al solito porteremo la nostra intera gamma di prodotto. Abbiamo ottime aspettative per questa manifestazione internazionale, dalla quale speriamo di avere un buon riscontro da parte di clienti nazionali e internazionali. Novità per Hexagon Metrology alla fiera EMO di quest'anno: la nuova Global Evo, una macchina di misura coordinate disegnata in collaborazione con Pininfarina, con caratteristiche di velocità, precisione in scansione continua molto migliorate rispetto alle versioni precedenti.
Flavio Marelli, Tecnei Team di Lonate Pozzolo Varese. Stiamo allestendo lo stand per l'EMO 2015, dove presenteremo la nuova gamma di prodotti della Ridrive, in particolare test di fresatura, tavole rotanti, modulari e motori serie standard MKC. In particolare presentiamo un nuovo prodotto realizzato dalla testa universale a 45 gradi con elettromandrino, attacco ISO 50 o HSK100, 600 Nm di coppia. Vi invitiamo a vedere il nostro stand e i nostri prodotti. Buongiorno, mi chiamo Ivan Verpiglio, sono il marketing manager di Mazak Italia. Ci troviamo qui allo stand di Mazak nel padiglione 7 per la prossima EMO per presentare le novità Mazak riguardo al mercato mondiale della macchina utensile. In particolare ci sono 22 macchine esposte, tutte in lavorazione live. La novità assoluta sarà la presentazione della macchina che si chiama a tecnologia ibrida, che si chiama Integres 400 AM, che significa Additive Manufacturing. Ci vediamo settimana prossima e venite a trovarci. Sono Fabio Colombo della Bragonzi SPA. Siamo qua in EMO Milano, principale vetrina mondiale per le macchine utensili, a presentare il nostro nuovo centro di alesatura fresatura Bragonzi 110 TC. Vi aspettiamo al nostro stand padiglione 1 B19. Grazie. Conosciamo da vicino gli protagonisti di questa fiera, siamo entrati nello stand Mandelli. Mandelli è un'azienda che ha 80 anni di tradizione, di cultura e di esperienza nel settore delle lavorazioni meccaniche prima e delle macchine utensili successivamente. Rappresenta l'eccellenza italiana che ha tracciato la via maestra per molti altri costruttori di macchine utensili, sia italiani che esteri. Le pietre miliari della Mandelli sono il centro di lavoro orizzontale, gli FMS, i sistemi di lavorazione a multipallet, la testa universale, quella che oggi chiamiamo il quinto asse, il centro di lavoro di tornitura e fresatura integrata. A distanza di 50 anni dalla realizzazione del primo centro di lavoro, Lego, la Mandelli rappresenta uno dei principali costruttori di centri di lavoro orizzontali a 5 asse. L'associazione tra il PUM e la Mandelli si basa sul valore delle performance che rendono caratteristico ed unico il felino, così come rendono caratteristica ed unica la Mandelli, e precisamente la potenza, l'agilità, la versatilità e la durata. La potenza in particolare si esprime attraverso la solidità della struttura, col nostro disegno di colonna chiusa e le guide sfalsate, la coppia del mandrino sino a 1200 Nm, e la coppia dell'asse A in continuo fino a 12.000 Nm. L'agilità si esprime in modo particolare attraverso la velocità degli assi fino a 50 metri al secondo, attraverso l'accelerazione e il jerk, la variazione di accelerazione, che raggiungono performance molto elevate mantenendo una qualità della lavorazione assoluta. La versatilità si esprime in particolare attraverso la lavorazione 5 assi in continuo, la combinazione della fresatura e della tornitura con fresatura interna profonda, con il cambio delle teste di fresatura e tornitura in automatico, con l'adattabilità e la customizzazione spinta in base alle richieste dei clienti. 80 anni di vita non sono pochi, ed anzi sono poche le aziende che possono vantare una così lunga durata. La vita utile delle macchine Mandelli si protrae per decenni e si può anche prolungare attraverso il piano di revisione, retrofit e refurbishment che offriamo alla clientela. Noi Mandelli non abbiamo timore a dire che una Mandelli è per sempre. Parliamo ora delle novità presentate da EMO Milano 2015. Oggi vi presentiamo una rettifica per ingranaggi con tecnologia a secco per alta produttività. A realizzarla Samp Utensili. La macchina che presentiamo è la SG160 Skygrind ed è la prima rettifica ingranaggi presente sul mercato che propone un processo di lavorazione a secco, di rettifica a secco ad alta produttività. La trasmissione automobilistica ha subito nei recenti anni parecchi sviluppi e parecchie trasformazioni, portando a dei nuovi progetti di trasmissioni che presentano più numeri di rapporti, anche fino a 7-10 rapporti. Questo vuol dire che all'interno di una trasmissione esistono molti più ingranaggi. Oltretutto le richieste di riduzione di rumorosità e di aumento di efficienza ha portato a rendere obbligatorio un processo di finitura post trattamento termico. Quindi si parla per lo più di processi di rettifica. La nostra azienda quindi ha voluto analizzare quale tipo di processo poter proporre
per andare a migliorare quelle che sono le caratteristiche per l'utilizzatore finale di questo processo, in particolare in termini di costi del processo stesso. Quindi abbiamo sviluppato un processo che può andare a ridurre non solo quello che è il costo dell'investimento iniziale, e quindi una macchina che possa costare di meno, ma un processo che costi meno come utensili e che va ad evidenziare quello che è la particolarità del processo dell'ingranaggio. Cosa voglio dire? Che molti ingranaggi sono già rettificati, sono già prodotti pre-trattamento termico con processi di lavorazione a secco. Post trattamento termico, l'unico processo che è rimasto ancora ad utilizzare l'olio da taglio come lubro refrigerante per la lavorazione è la rettifica. Quindi l'idea di andare a proporre un processo di finitura ingranaggio che non utilizzi l'olio di rettifica porta a un notevole risparmio di costi del processo, a un notevole risparmio di costi di investimento e, ancora più importante, risparmio energetico, in quanto il trattamento dell'olio di rettifica assorbe molta più energia di quello che è il processo di rettifica stesso e soprattutto ha una macchina che è più ecosostenibile. Allora, partiamo come per ogni macchina utensile da quelle che sono le caratteristiche dimensionali, quindi la macchina è volta a poter lavorare ingranaggi di un diametro massimo di 160 mm e fino a modulo 3, e una lunghezza massima dell'ingranaggio, lunghezza assiale, di 300 mm. Quindi diciamo che il campo applicativo è principalmente quello automotive, cioè dedicato a quelle che sono le trasmissioni di ultima generazione automatiche e non dual clutch o planetarie. Le caratteristiche principali della macchina sono quelle di poter offrire principalmente il processo a secco, andando quindi a sostituire la rettifica di sgrossatura tramite un processo di cosiddetto hard hob skiving, che vuol dire utilizzare un creatore in metallo duro per eseguire la fase di sgrossatura dell'ingranaggio, e un secondo utensile di rettifica che va a realizzare la fase di finitura dell'evolvente dell'ingranaggio. Un'altra caratteristica molto importante di questa macchina è quella di aver superato un limite di tutte le macchine presenti sul mercato, che è quello del tempo di cambio pezzo, cioè il tempo morto che la macchina perde in lavorazione, andando ad ottenere un tempo di cambio pezzo oppure di trucciolo inferiore ai 2 secondi. La Samp Utensili offre come enorme vantaggio per i propri clienti la possibilità di supportare il processo non solo come service sulla macchina ma soprattutto come processo. Infatti la Samp Utensili non solo produce la macchina di rettifica, ma produce anche gli utensili che vanno a realizzare l'operazione di sgrossatura, che è quella più gravosa e più sollecitata durante la lavorazione sottoposta ad usura. Quindi il supporto tecnico che possiamo dare è sia sulla macchina che sul processo. Ricordiamo che Emo Milano 2015 può essere anche l'occasione per scoprire le eccellenze di Milano e, perché no, visitare anche i padiglioni di Expo. Cultura, shopping, divertimenti, Milano offre ai visitatori di Emo un'ampia gamma di proposte per questa settimana, come Expo, l'esposizione universale dedicata all'alimentazione e alla nutrizione che si sviluppa su un'area di 1,1 milioni di metri quadrati limitrofa al quartiere fieristico di Emo. Sono oltre 140 i paesi e le organizzazioni coinvolte in questo grande racconto delle eccellenze della tradizione agroalimentare e gastronomica di ogni nazione. Ma Milano è anche una delle capitali del fashion e via Monte Napoleone e via della Spiga lo testimoniano. Stiamo parlando del quadrilatero della moda, una zona del centro in cui si concentrano gioiellerie, boutique, showroom delle firme più importanti del mondo. Simbolo della città e probabilmente anche il suo monumento più fotografato è il Duomo di Milano, che è sormontato dalla Madonnina e si trova sull'omonima piazza accanto alla Galleria Vittorio Emanuele II. A pochi metri dalla piazza si trova anche il Teatro alla Scala di Milano. Tra i tanti musei di caratura internazionale presenti in città, segnaliamo la Pinacoteca di Brera, che ospita oltre 400 opere dal 300 alle avanguardie. Imperdibile anche il refettorio di Santa Maria delle Grazie, che accoglie uno dei capolavori assoluti dell'arte in Italia, il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Tra i monumenti più rappresentativi anche il Castello Sforzesco, che oggi ospita una delle più vaste collezioni artistiche della città, tra cui l'ultimo capolavoro di Michelangelo, La Pietà, Rondanini.
La seconda edizione del notiziario di EMO Milano 2015 si conclude qui. Grazie per averci seguito, l'appuntamento è fissato per domani. The fourth industrial revolution is on its way, and nothing will remain the same. The fusion of the digital world with the real world by means of intelligent automation with robotics. For better production, for greater global competitiveness. For decades, KUKA has been setting milestones as a pioneer in open automation systems. The company is also providing decisive key technologies for Industry 4.0. The robot, as a versatile production tool for unlimited flexibility, is at the heart of the digitized value creation chain. KUKA is already working on the factory of the future, the smart factory. The Smart Factory stands for more efficient manufacturing that saves resources and is adapted to production processes in real time. KUKA is paving the way for cyber-physical production systems in which the workpiece and the robot will communicate responsively with one another. KUKA automation with robotics is infinitely networkable, with open, modular control based on mainstream IT and ready for interoperable standards. Pioneering innovations from KUKA are already setting entirely new standards in automation. Mobile robotics with autonomous navigation makes production systems supremely adaptable for ever-changing requirements. Series-ready human-robot collaboration enables innovative assistance systems for automation solutions and production processes that mark the dawn of a new era. The future has already begun. In an alliance with strong partners, we are turning the vision into reality. For production that is able to meet the challenges of the future. For a better work environment. For tomorrow's markets. We are ready.
Have you ever been impressed by the miracle of flight? Fulfilled a childhood dream? Been charmed by a smile? Or marveled at the beauty of the stars? And have you ever stopped to think of how innovation in measurement technology impacts you and billions of people every day? For over four decades, Renishaw has been at the forefront of the metrology industry. Through our innovations in accurate measurement, complex motion control, and precision machining, we have been helping manufacturers around the globe become efficient and ever more precise. In the realm of healthcare, Renishaw excels too. Our award-winning measurement know-how is helping industries as diverse as neurosurgery, dentistry, chemical analysis, and nanotechnology. As the future beckons, our technology continues to be adopted in an increasing number of places. You'll find us in fields as widespread as additive manufacturing and large-scale surveying. Wherever we operate, Renishaw goes from strength to strength. And our pioneering staff and the communities we work in will continue to be at the heart of who we are. We'll be right back.
We are GF. Our know-how in high-precision manufacturing technologies has many facets. Miniaturization is a key topic in numerous industries. We get to the core of what is possible with our precision machines and their durability as our promise. And still, the end is not in sight. With our machines, we enable our customers in such fields as aerospace and aeronautics, and medical and dental to optimize their production. This is where our know-how comes into play in EDM, milling, and laser texturing. With smart automation solutions, we also help to increase our customers' production efficiency. Because it's all about you.